Cari videogiocatori e care videogiocatrici, ben ritrovati per la 27esima parte di GTA 5. Allora, mi è arrivato un messaggio, è il figlio di Michael. Ehi, F-Dog, mio padre non è un completo stronzo, vado alla prima del suo film, Bella Zio, lo becco a Ponzo Bis, così si mette in tiro. Prossima fermata, il red carpet, hashtag figo. Ah, che bello. Ok, sono contento per te. E per tuo papà. E a quanto pare dovrò utilizzare proprio Michael, perché ho la missione di Michael. Come piove. Ok, passiamo a Michael. Il film, finalmente, la prima. Andiamo sul red carpet. Dai, che vincerai qualche Oscar, Michael. Couldn't they have popped it in the suburbs? Chi? Chi è che doveva ammazzare? Allora, vabbè, lasciamo stare, andiamo da Michael. Che non è casa di Michael questa volta. Non lo so, se forse andrò pu chi è? Dave? You made it. Good. I saved you again, Davey. Again. So what are you gonna do for me about Hames, the rest of the FIB, the IAA, and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Merriweather. Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve that you're controllable. But not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him, calm him down. Just get me out. Ok. Stiamo per completare GTA 5 a quanto pare. Ormai siamo verso le battute finali. Non credo che il gioco me la farà tirare ancora a lungo. La storia. Bene. Ma adesso occupiamoci della nostra missione. Ah, ok, ah sì, giù, appunto, come pensavo. Ma ha un negozio. Devi cambiarti d'abito, devi metterti elegante. Lo smoking, ok. Papà, sarò presto da Ponzo Boy, Ponzo Bis. Oh, chi mi ci porta? Prendi uno smoking figo. Va bene, dove lo trovo uno smoking? Ecco. Salve, buonasera, vorrei uno smoking. Buonasera, non so se è buonasera. Che ora è? No, in realtà è mattina, sono le 8. Vabbè, sorvoliamo. Mettiamo lo smoking. No, non voglio chiamare. Dai, prova il completo. Uno smoking bello. Mettiamo quello più. Prendiamo quello più caro. No, devo prendere lo smoking, non posso prendere il completo nero, ok. Sono costretto. Mi piaceva più l'altro, però. Esigenze di trama. Voilà. In giacca e cravatta. The producer does not drive himself to the premiere. Come on! Ah, è figlio? Cioè, Michael, sei rimasto lì per una decina d'ore? Stretch limo. Oh, that's pure Ho class. più di 10 ore nel negozio, vabbè. In limousine, che bello. It's your premiere. Ho sempre desiderato Vinewood Boulevard. Open that la visuale champagne, in Jimbo. limousine. Woohoo! Me and the big dog getting our drink on. Non c'è la visuale Hey, where you going with interna? that? Woo! My dad's a movie Ah, so. producer! Jimmy, get back down here! Lui Which di makes so. me a movie producer's È kid! già bello Tell me! I'm gonna brillo, ride out the Jimmy. next two recessions without ever having to work! And I'm gonna get a sports car and a drug habit! Before appearing on reality rehab show! And then I'm gonna sell my story and become really judgmental! And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too! And I'm gonna make even shittier movies than my dad does! Cause I don't care about movies like him! For me, it's just an opportunity thing! Woo! Yeah! You see the Striz-etch losers? Jizzle in the movie bizzle!
Se a te già star il figlio. Hey, I hear it and I don't like it. We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Get back down here. And not to, like, gawk at celebrities from behind a barrier. We're actually, like, properly invited. V to the I to the P. Jimmy. Read my neck rolls. Entitled. Si è già montato la testa. N-T. Titled. Cause I am. Jimmy. Oh, Pop, chill. Non riesce neanche a fare lo spelling. Let's take a drink. Telefonata, Devin. Jimmy, shut up a second. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna... Investito. Look, ha investito una, l'autista. I feel bad for you, but you don't threaten me, because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Hey, we're here. Siamo arrivati? Sparano? Ah, le celebrità, il red carpet, bello. Sono contento. Scendi, ok, andiamo. Vieni, figliuolo. Sono il produttore. Volete farmi una foto? Sono qui. Fatemi la foto, sono qui. Fatemi la foto, fatemi la foto. Sono la star del momento. Salve, signorine. Salve, paparazzi. Thanks, Antonio. Keep me nice and tight. Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. We're gonna see some side boot tonight. Come on. We did it, Solomon. We fucking did it. Fucking A. Fuck you, Solomon. I may be a lecherous old husband, but I'm a husband with a premiere at the Oriental Theater on Vine. Ed è anche accompagnato, Solomon. Hey. Thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards! Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Fame or Shame. But I do some acting on the side. I was wondering if... Oh, adesso yeah, quando... Of course you should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. Come on. Laszlo non era il tizio... I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Il tizio che è stato preso a botte da Michael. When you were that polar bear and you had to per via della figlia. Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional. Stick and I just have a hug. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Excuse me. Se lui avrà una reazione vedendolo. Ah, sì. Sì, è lui. La reazione. Ah, già. Non mi vuole intervistare, è ancora offeso per l'altra volta. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin. Ah, è arrivato anche Devin. Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. Cosa hai fatto? Cosa hai combinato? Brutto. Ok, vuole sabotare il film. Io prenderei la pseudo Ferrari. Salva la tua famiglia. 2 minuti per sacrificarti per la tua famiglia a testa di cazzo. Ok. È a tempo. This rich asshole is pissed off at me because I didn't shit can the movie. And then his lawyer died and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I got a say in it. But you fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Quella finita nella All turbina. Right. Okay. Non la ricordo. You'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. I'm sure è solo uno sfigato, non è niente. Adesso risolviamo. Come on, are we gonna go or what? Dammi il tempo.
Magari poi non è neanche successo niente, si è inventato tutto. No. No. Un'auto, cioè, ci sono delle auto. Ok. Le vado a prendere con la forza, in realtà. Oh, cavolo. Allora. Dov'è? Dove? Allora. Toh, fottiti. Oh. Ti ho sporcato il viso, Tracy. Adesso come farai a... a presentarti a red carpet. Sul red carpet. Adesso devo sistemare un altro. No. Che brutti stronzi, Toh. Ancora vivo, so. E muori. Non è morto il disgraziato. Ancora. Adesso è rotto veramente. Granata. Sì, vabbè. Vabbè, io esco. Cioè, voi vorreste fermarmi? Mi vorreste fermare? So. Buonanotte. Good night, good night. Un altro è lì dietro. Ok, buonanotte anche a te. Ti ha salvato la pianta, amico. Ma che cosa dici? No, il mi avete rovinato lo smoking, disgraziati. Come farò adesso? Come avrò il coraggio di presentarmi? Dovrò andare in tintoria. Ma poi sono anche... E dovrò anche ripulire la casa. Dove cavolo sono? Fucking pussy. Che poi devono per forza... Ok, non... devo scendere... Ah no, ok, arriva. E vabbè, oh. No! Mi ha tolto un botto di vita. Va bene. Sono muerto, vabbè. Mi sono adesso lancia la granata, vero? Lui lancia la granata, io mi sono... Ma io prenderei il fucile, a questo punto ci vado giù pesante. Mi hanno stancato. Bomba in buca, ok. Lancia, butta. Basta, mi sono rotto le palle. Ci vado di forza bruta. L'altra volta sono andato, la prima volta ci sono andato giù leggero, questa volta ci vado giù pesante. No, non devi ricaricare, Michael. E vaffanbrodo, vaffanbagno. Andatevi a fare un bagno, Toh. Come osano questi stronzi entrare in casa mia? Ok, ti sei curato. Boom. Forse conviene cambiare arma. È già qui. Cioè, andate tutti a nanna. Ok, uno è qui fuori. Dov'è? Ah, l'ho visto. È finita? Ne volete ancora? Non c'è più nessuno, ho ripulito. Oh no. Devo tornare su da le ragazze? No. Ma si sono chiuse, cos'è? No, c'è ancora qualcuno. Vabbè. È di sotto, ok. Neither do I. Just keep calm. È quasi finita. Sì, vabbè. Ha provato l'approccio alla Rambo. Ha cercato quell'approccio lì. Veramente sto ammazzando io gli altri. Però, mia cara mia, dovrei poi ripulire tu il macello. Ma dove sono ancora? Ma ce ne sono ancora, rompipalle.
Ok, dov'è? Ok. Non lo vedo, è andato giù, vero? Disgrazia. Oh, t'ho visto. Ok. Tu eri l'ultimo, vero? Ammettilo. Sì, col cavolo. C'è un'auto giù. Arriva. Qui andava bene, sarebbe stato utile. Un bel lanciarazzi. Un RPG. A parte che non vedo niente. Ok, c'è qualcuno? Ecco, l'ho visto. L'ho visti, tutti e due. No, non caricare, Michael. Cambia arma, piuttosto cambia arma. Forse è finita. Sì, è finita. Non era poi tanto complicato, eh. Non è che... Ah, non rispondono. Mi sa che c'è ancora qualcuno qui. Gatta Cicova. Ecco, lo sapevo. Il visore termico. È arrivato Sam Fisher. Boom. Yeah, you like that, don't you, huh? Take it off. Ma chi è? Get the fuck off me. Il figlio, colpo di scena. It's called teabagging. I really fucked him up good though, huh? All right, listen, I'm gonna make a call. È un eroe il figlio. Stavolta si è... Ha difeso la famiglia. Mission complete. 82, vabbè. Operatore qualificato. Va bene. Adesso devo sistemare Devin. Non può passarla liscia, eh. They came to my house, Lester. My house. So I asked Amanda and the kids to move out for a few days. I hate to say it, but Meriwether isn't short on excuses to come and kill you, nor is Devin Weston. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right, right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. Right. Sistemiamo questa cosa una volta per tutte. Allora. Se usassi Trevor, posso andarci anche con lui? Non lo so, io provo. Magari non è attiva con lui. O forse è attiva con tutte e tre questa missione. Vedremo, si vedrà. Adesso, vola, ok. Ah, sta comparendo. Magicamente è comparso tutto. No, forse è Trevor che ciucco. Allora, vedo con i suoi occhi. Con la sua prospettiva. Allora, no. Sì, ma non puoi andarci così, Trevor. Lasciamo perdere. Andiamo da Franklin, va. Non posso far guidare un ciucco. No, no. Franklin è meglio. Franklin è più sobrio. Si spera. La sta facendo... Ah, beh, sì. Ok, stava leggendo qualcosa, Franklin. Cosa stavi leggendo? No, non lo sapremo mai. Ho letto 100... Vabbè. Peccato. Ah, almeno ti sei cambiato, è già qualcosa. Usciamo. È lontano H? Non è lontanissimo, quindi anche in auto per me va bene.
Volevo andare, volevo andarci con Trevor, però visto che è ubriaco. Non mi sono neanche messo il segna. Il segnetto, 2,5 km. Va bene. Si può fare, si può fare. Forse questa sarà appunto una missione dove si... Cos'era, un UFO? What the fuck? Oggetto volante non identificato. Ma sembrava un disco volante. E comunque, stavo dicendo, devo andare da H e forse questa missione metterà fine a... ad alcune cose, non alla fine del gioco ovviamente, perché non penso che sia finito, che finisca così con questo, questa, che questa sia l'ultima missione, non, non lo credo. Comunque siamo alle battute finali, questo sì, sicuramente. Probabilmente magari eliminerà elimineranno Devin, forse. Si vedrà. No, so io che mi sto facendo i miei film. Ops. Slowly, please. Eccomi. Non è dentro, vero? No. È dietro. Si può entrare? No. È di sopra? Ma questo è lo strip club. Non è lo stesso strip di... No, ma non è qui. Deve entrare, ho capito. Scendi giù. Ok, scende un po' come Nico in GTA 4. E io darei una ripulita, eh. Ci vorrebbero i netturbini. Buonasera. No. Buongiorno. Sì, ma per entrare... Ah, di qua. Ma allora potevo già farlo con Trevor. Era lo stesso locale? Va bene. Grazie. Salve, non sono qui per le signorine. Sono qui per lavoro. Eh sì, sento la voce del... vabbè, dell'amico di Trevor. Solo che forse ho sbagliato. Premium. Eh sì, potevo usare Trevor, ero già lì. Ho fatto tanta fatica. No. Vabbè. Ormai... è inutile piangere sul latte macchiato. Andiamo. Franklin? Beh, almeno non è, non è più ciucco. Hey, you ain't seen nothing yet. You know, bit of heat. A few years back there in the Midwest, and your boy Michael, he changed his name. Well, the way he tell it, it wasn't that clear. Hey, sorry I'm late. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. Hanno quasi tentato di uccidermi, me e la mia famiglia. Watch your back, you two. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you. Excuse me. Enough. Enough. Thank you. Okay. This is it. Well, we have two options. They're both a little. Ah, grande colpo. What do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage. L'ennesimo colpo. And then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. And we'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, we cause a distraction out front. Make them think we're dumb. Bella questa. Never had a problem convincing people of that.
The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let me show you the board. To a plan. Recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. And it's gotta be stored in a parking garage near the UD. There's gonna be a lot of heat, so think questa about è tosta, that. Allora. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal dei pompieri. It again. I'll send you the details. Now, if you're interested in the more subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? Ci andiamo di forza questa volta. Abbiamo sempre usato la... Abbiamo usato spesso l'astuzia... Attacco brutale, dai. All right. We're going through the wall, so we'll just need a skeleton crew. Okay. Two gunmen and two drivers. The first driver will pilot one of the choppers getting you out of there. Half the gold will be in that chopper. So direi il signor To. Effing hands. And the second driver's in charge of the train. I don't think we need to hire someone very expensive for this. Il secondo allora diventa il primo più importante. E Karim. Ah, okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Gunman 1 is with Franklin, burrowing in and pulling out the gold. Gunman 2 hits. Prendiamo roba decente. Look like you're a couple of idiots trying your luck. Ma questa è una pippa. Gustavo o chef? Sono... Solo che devo dargli un po' meno. Siccome sono un po' tirchio, allora... Chef. Ah, mi serve anche il quarto. Un altro tiratore, mamma mia. Questa è una pippa. Prendiamo a bolla... Ma che è? È arabo. Vabbè, prendiamo lui. L'altro mi sembra troppo scadente, non lo so, ma sarebbe lui il migliore, il must, però facciamo una squadra un po' equilibrata. Mr. Abolaji, is solid. You take him on a job, just don't ask him about the Ah, non è male Abolaji. We'll only get one shot at this thing. Is this the shot we want to take? Ma tutto sommato. Great. All right. We get the tunnel bore machine and we're good to go. Fucking glory seeker. Oh, you got any better ideas? Obviously not, otherwise you would already killed me and done the gig yourself. I mean, what kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the West Coast is for him and him personally to come at the front door? The kind of vain asshole who's stuck working with you, you douchebag. Okay, all right, ladies. We gotta move. Come on. Ho fatto le mie scelte, Trevor, basta. I'll show you what you need. Voglio l'approccio brutale. Sono arrabbiato per la mia famiglia, allora devo sfogarmi. Va bene. Cioè va bene ma va male perché non ho missioni. Cosa devo fare? Voglio solamente uscire io, no? Buondì, arrivederci. Grazie, arrivederci.
Lester. Ah, Lester forse mi ha dato... Ok, la scavatrice è giunta in un deposito nella parte orientale di Los Santos. Si trova fuori in un cortile, per cui è guardata a vista. Ma se la guardano soltanto a me va bene, a me interessa prenderla, non guardarla. Allora, cercate di entrare e uscire senza tirare l'attenzione su di voi. Ok. È abbastanza vicina. Ci andiamo con Mickey? Non mi interessa adesso il veicolo per la fuga. Quello si vedrà. Che è Jim? Ah, il figlio. It's just an online persona. It was satire or parody or something. I didn't mean it. Jim? You're taking me up Bantam Canyon in this charcoal color landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me. Ah, devo aiutarlo. E va bene, dai, la famiglia. Call him, kid. I'll be there soon. You know, you really are funny and interesting guys. I mean, any attention is good attention, right? Devo aiutare Jimmy perché ho aiutato... dove cavolo è andato? Fin là. Ho aiutato Tracy. Devo aiutare anche il figlio. Ho aiutato la figlia, adesso aiutiamo il figlio. Credo che sia una cosa abbastanza giusta. Va bene, andiamo da Jimmy. Non so cosa tu abbia combinato, spero nulla di grave. E che sia una cosa che si risolva alla svelta. Andiamo, ti prego, traffico, non mi rallentare. Tanto gira e rigira è sempre Michael a risolvere i problemi della famiglia. Problemi interni. E poi lo criticano. Ma intanto lui fa le cose, le fa. Sì, ha messo anche nei guai la sua stessa famiglia, però ha saputo anche proteggerla dopo tutto. Vola! Bello! Vola! No. Attenzione. Ancora? Eyes front, okay? There's no reason at all to be suspicious of anyone behind us. And if there was, he would just be there to warn you. He would definitely not kill you. Definitely would not kill you. Shut up. Cosa troll. Vuol dire? You gave up your right to free speech when you insulted a celebrity on the internet. It was a couple of comments, some colorful language. Si era bloccato tutto per un attimo. Harassment. You're the comedy writer. Deal with the heckle. I blocked you. You started another account. I blocked you again. You started another. But what you didn't count on is me having the money and the resources to trace your IP. I count on you having better things to do. Well, I don't. I'm a lonely man, and social media is my life. It's given me the recognition I've been denied my whole life. I can make snarky comments and glib pronouncements and lap up the adulation, banishing any form of dissent. I'm a king, and Bleeder is my kingdom. Okay, that's pretty sad. Don't lose sleep over it. When I'm done, the only bleeding you'll be doing is actual, like, bleeding, because then you'll be in pain. Maledetto hacker da strapazzo, adesso ti sistemo io. Non uccidere i rapitori. Ah, non li devo uccidere? E come faccio a fermare l'auto? Michael è bravo ad ammazzare la gente, non a trattare. Ok, ora tutti fermi perché... Who is that animal? That's my dad, you a-hole. Oh, he's gonna fuck you up properly. Oh, really? How big's his herd, huh? The size of your herd? Don't matter when you're a total... Non ho i follower. Dick, daddy's boy. Read the tattoo, kid. Anche perché i suoi follower sono tutti deceduti. Because I am. Horrible little troll.
Anche se più che altro quelli erano i suoi hater. Quelli di Michael. Ne ha tanti. E li ha zittiti tutti, dai. Un colpo. Niente. Ma non ucciderli, non fare. Devo fargli paura. Devo mandarli fuori strada. Accosta. Ti conviene accostare. Ah, si sono cacati sotto, eh. Avete messo il pannolone? Non sali? E adesso rubiamo anche la loro macchina. I wouldn't go that far. Look, he thought you were a fat little nobody. Now he thinks you're a fat little nobody with a badass for a dad. Sei sempre un buono a nulla, ma con un padre con le palle va bene lo stesso, alla fin fine. Adesso devo farmi 3 km per te, Jim. Call me an idiot, but a troll? Jim? What's a troll? Like a joker on the internet. What sort of jokes? Sort of mean jokes. Like what? È fuori dal web, Michael. And you're all like, that sucks, you suck, dick. Oh, so jokes that aren't funny. No, you don't get it. The humor comes with repetition. Like, you say it once, big deal. Then you say it again, and again, and again, and again. Okay. Like, the other day, he posts this picture of his newborn, and I'm all like, damn, son, that right there is one ugly-ass motherfucker of a baby. And I'm all like, my balls is prettier than that baby. And then I send him a picture of my balls. I seen roadkill prettier than that baby. What the hell is wrong with your baby? And he's all like, actually, there's a problem with its chromosomes or something, and it's actually a miracle it survived birth. And I'm all like, it's actually a miracle I survived seeing a picture of its ugly. Enough! Quanto parli, Jim. Fucking enough! I get it. Basta, tagliamo. Maybe that one was a little OTT. It's generally really good times. Yeah. Good times, great times, the fucking fun you have. Io stavo per rubare un mezzo, figliuolo, e tu mi hai interrotto nel momento più importante. Comunque ti ho quasi portato, ma penso, a casa. Driving is making me wish I was still kidnapped. Mamma mia, non ti va mai bene niente. Io guido così perché sono un ho la guida aggressiva nei GTA. È il mio stile. Me ne frego di tutto e di tutti. Siamo arrivati, toh, così sei contento. Screw you. Sticky back here. I troll sono anche nelle fiabe, E non fare incazzare più nessuno, capito? Vai a giocare con la PlayStation. Perché non guida? Ah, ok. Vabbè, missione completata. Sì, ma è posso modificare questo mezzo. Il mezzo del rapitorio. Los Santos. Cos'è sto Los Santos? Blam, pim pum pam. Vabbè, comunque adesso mi occuperò prima della mia missione. Io chiamerei un taxi. Lester. Per il treno, una locomotiva con un carro merci aperto va bene. Ho recuperato un elicottero per la raccolta. Dirotta e ruba il treno a Davis Quartz. E chiama qualcuno ad aiutarti per il recupero. Occupati dei lavoratori in caso ti diano noia. Quello lo so fare bene. Però io chiamerei un taxi. Tanto il mezzo per la fuga lo lascio sempre per ultimo. Hello. Yeah, can you send out a cab to me? Of course. Driver should be with you soon. Appreciate it. Thank you. Amanda, Michael, adesso. Did you find them? Who? The person who sent the mercenaries to our house.
I'm working on it. Are we safe? You said we would be safe. He's not gonna try that again. I'm on top of this, Amanda. Trust me. Really? You're sure? I'm positive. Look, I love Sto arrivando, un secondo, sono... Sto parlando con mia moglie. Ok, eccomi. Grazie per l'attesa, signore. Hey, my man, where you going? Mi porti di... Mi porti a rubare... A rubare la... Cos'era? La scavatrice, cos'è? Che stavo rubando, non mi ricordo neanche più. Ok, buddy, there you go. Ah, grazie. Ma questo qua... La trivella. No, sì, lo so, ma non... Mi hanno già visto? No, ma non ci credo che mi ha già visto. Sto disgraziato e mi ha già visto. Beh, qui posso anche andare. Il prato dovrebbe attuire i miei passi. vabbè. Sono insonorizzati. Ok. A parte gli scherzi, andiamo. È laggiù, è proprio al centro, va a fan bagno. Ma qui qualcuno mi vede, eh. Io corro, vado dritto. Non me ne frega niente. Questa è mia. È il mio mezzo. Come, figlio di puta? Ma mi sa che mi ammazzano. L'incazzatura... Opse. Ma ce l'ho fatta comunque. Bene o male, insomma, No. No, il rimorchio, ma che minchia fai? Ma perché mi fai que... Vabbè. Posso riavviare la missione? Perché non volevo sganciarlo. Poi ho anche sbagliato strada. Rigioca missione. Ah, non posso. Mi faccio ammazzare. Mi faccio ammazzare. Ammazzatemi, fatemi il favore, grazie. Voglio che si sappia, questa era una morte voluta. No, perché ho sbagliato strada, Ok, ruba la trivella. Quelli si incazzano facilmente, comunque. Dovrei stenderlo. Ok. Ok, se... Questa è la strategia migliore. Li stendo direttamente. Soprattutto le guardie. Lì c'è un altro. Io li stendo tutti. A questo punto mi avete fatto girare le palle. Fatti i cavoli tuoi. Fatti i cazzi tua. Dovrei fuggire da quel lato, forse. Good night. Anche se sarebbe più good morning. Ok. Ah, lì ce n'era uno, ok. Quello spara. Quello di là dove... Vabbè, ma va bene così. Stavolta faccio la... giro da questo lato. Fugo. Questo girerà, vero? Sì, gira, ma io vado in su. Dovrei evitarla la police. E insomma... No, no, non la eviterò mai. Mi hanno visto. Volevo tentare un approccio diverso. Mi dispiace, ma... Ok. Non dovrebbero vedermi, penso. Forse vado giù ancora meglio. Fatti pure male, Michael, tanto. No, è la strada... Perché se scappo con quell'affare... Non sono lento, sono stralento, ok. Appena si saranno calmate le acque...
O comunque mi insegue. Fatto, ok. Andà, l'idea migliore, tra l'altro, perché fuggire con quell'affare, con quel mezzo pesante, no. Direi di no. Va bene. No, sono caduto. E quanto dista? Ma è lì, ok. Comunque sia, ce l'ho fatta. Ora è successo un casino. Non è che mi si stacca di nuovo la... Ti prego, a non staccarla. Oh, no. Michael. Yeah. So we got one of these cutter things. What do you want me to do with it? Dove lo porto? The guard at the parking lot around from the bank. He'll open the gates for you. Okay, if you trust him. Vai piano con questo affare, perché se si stacca... No, dovevo girarmi, porca miseria. E vabbè, vado da questo lato. Speriamo che... Sì, va bene anche di qua. Levati, fammi il favore, levati. Levatevi. Sono più grosso e sono prepotente. No, devo andare piano perché potrebbe staccarsi. Prima mi è successo, ma io non ho schiacciato nessun tasto. Non mi piacciono questi mezzi pesanti. Vanno troppo... Come? Ma gli sbirri perché? Per come? Perché? Cosa ho fatto? Cioè, ditemi voi che cosa ho fatto. Ma... È un bug. Ma non ho... Non so dove andare. È un bug col cavolo. Allora, non mi muovo. Questo verrà di qua. Da sto lato, sicuramente. Adesso io ce l'ho nel culo. Ah no, l'ho messa nel culo. Che... Mi è andata di culo. Ho usato troppe volte la parola culo, ma ci sta. No, veramente, non sapevo cosa fare. Mi avrebbero visto, ma... Io li avevo seminati, gli sbirri. Perché sono ricomparsi magicamente? Boh. Dai, che siamo a meno di un chilometro. A meno di un chilometro. Non mi deludere. Non è per me questa volta. La polizia non sono venuti qui per me. Non ti staccare. Ho un po' paura nelle curve, eh. La paura fa 90. E la gallina canta. Siamo arrivati. Quasi. Però non abbassiamo la guardia. Vai, ma piano. Piano, piano, piano. Ok. Ok. Ho trovato bene il punto. Mettiti proprio lì. Ah, un po' di sollievo, ragazzi. Missione completata. La trivella è nostra. Grazie. Adesso chiama Lester per dirgli sì, è tutto ok, ho preso la trivella. È andata benino. La scavatrice. Good work, but let's not get ahead of ourselves. There's a fair amount of prep work still to do. Porta un veicolo, ma ancora con questo veicolo. All'ultimo, lo farò all'ultimo il veicolo. Ok, io mi fermo qui.
perché sono anche stanco, il tempo ormai è finito, è scaduto. Spero che questa 27esima parte di GTA 5 vi sia piaciuta. Nella prossima prenderemo a... no, c'è la chiamata. Tracy, cosa vuole? Dimmi che non ho una missione. I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. Money doesn't matter when you're dead, daddy. Ok. Una chiamata veloce, veloce, veloce. Toccata e fuga. Va bene, detto questo, vista la telefonata di Tracy, ci salutiamo. Alla prossima. Ciao!